Il 29 maggio del 1919 si verificò una delle eclissi più lunghe della storia, durata 6 minuti e 51 secondi. Venne superata solo dall'eclissi del 1937, durata 7 minuti e 4 secondi, e da quella del 20 giugno del 1955, durata 7 minuti e 8 secondi. Però l'importanza di questa eclissi, quella del 1919, non sta tanto nella sua durata, ma nelle sue implicazioni scientifiche. Benvenuti ai Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Questa è una puntata speciale perché, a differenza delle altre, non mi andrò ad occupare di un personaggio, ma di un evento astronomico, l'eclissi che dimostrò la relatività di Einstein. L'astronomo britannico Arthur Eddington aveva progettato una doppia spedizione per poter osservare questa particolare eclissi. Il suo obiettivo era soprattutto quello di verificare una delle predizioni contenute all'interno della relatività generale di Albert Einstein, quella che oggi chiamiamo come lente gravitazionale, ovvero la deflessione della luce intorno a delle grandi masse. Eddington si era ispirato alla spedizione organizzata dallo US Naval Observatory per l'eclissi dell'8 giugno del 1918. In quella occasione erano stati coinvolti l'astronomo Samuel Alfred Mitchell e il fisico pittore Howard Russell Butler. Quest'ultima però ebbe alcuni problemi nelle misurazioni che alla fine non poté in effetti verificare la deflessione prevista dalla relatività di Einstein a causa del maltempo, cosa che per poco non impedì anche allo stesso Eddington di fare la stessa misura. Le spedizioni organizzate da Eddington andavano in due luoghi diversi del pianeta. La prima sarebbe andata all'isola Principe nell'Africa occidentale. Era guidata dallo stesso Eddington insieme all'orologiaio Edwin Cottingham. La seconda invece era destinata a Sobral in Brasile, dove sarebbero stati presenti Andrew Crommelin e Charles Davidson. Il tutto, ovviamente, sotto la supervisione dell'astronomo reale Frank Dyson. Entrambe le spedizioni ebbero delle difficoltà, però finite le osservazioni Eddington ebbe comunque a disposizione ben tre serie di misure, due provenienti dalle osservazioni avvenute a Sobral e una da quella che gli stesso condusse all'isola Principe. La spedizione in Brasile aveva a disposizione due telescopi, uno da 16 pollici e un altro da 4 pollici. Il primo però non fornì dei dati proprio pulitissimi, questo perché per vari problemi tecnici fu utilizzato con una configurazione da 8 pollici, mentre i dati raccolti dal telescopio da 4 pollici erano decisamente migliori. Invece la spedizione all'Isola Principe ebbe la principale difficoltà a causa del maltempo. Infatti il cielo riuscì a schiarirsi soltanto dopo mezzogiorno e a quel punto Eddington e Cottingham ebbero pochi minuti per riuscire a scattare le loro foto. Alla fine riuscirono a realizzare appena 16 scatti. Veniamo però alla scienza. L'osservazione dell'eclissi permetteva di misurare la deviazione angolare delle stelle intorno al Sole. Questa deviazione era già stata calcolata da Albert Einstein, prima a partire da considerazioni puramente newtoniane, ottenendo un valore di circa 0,87 secondi d'arco. Successivamente, una volta completata la relatività generale, quindi intorno al 1915-1916, aveva calcolato un valore di 1,75 secondi d'arco. Fondamentalmente fu questo il valore con cui Eddington e il suo team si andarono a confrontare quando elaborarono i dati raccolti dalle loro osservazioni. In particolare, ricavarono una deviazione di 1,98 secondi d'arco dal telescopio da 4 pollici di Sobral e una deviazione di 1,61 secondi d'arco dal telescopio posto a Isola Principe. Entrambi i valori erano quindi compatibili con quanto previsto dalla
relatività generale di Einstein. Invece, l'altro telescopio, quello da 16 pollici, ma diciamo così sottoutilizzato, diede un valore di 0,93 secondi d'arco. Questi risultati vennero successivamente raccontati dallo stesso Eddington nel corso di una assemblea della Royal Society di Londra, tenutasi il 6 novembre del 1919, diventando di fatto la prima misura astronomica che confermava la relatività generale di Albert Einstein. A sottolineare l'importanza di questo risultato fu lo stesso Eddington, che per diversi anni fu l'unico a venire accreditato di aver compreso, a parte lo stesso Einstein, tutti i risvolti all'interno della relatività generale. Eddington, infatti, in quell'occasione affermò che il campo gravitazionale intorno a una particella si comporta come una lente convergente. Il risultato era scientificamente così rilevante che il giorno dopo il Times titolò così: Revolution in Science, New Theory of the Universe, Newton's Idea Overthrow. Nell'articolo il giornalista Joseph John Thomson scrisse: le nostre concezioni riguardo la struttura dell'universo devono essere modificate in maniera fondamentale. E infatti così è stato. Siamo quindi arrivati alla fine di questa puntata speciale di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Saluti a tutti e al prossimo episodio.